Siamo nell'area di Mologiano, alle nostre spalle le pilotine dei piloti del porto. Come vedete alle mie spalle, la torre da un anno ormai non c'è più, è stata abbattuta dal traghetto Jolly Nero la notte del 7 maggio del 2013. La più grande tragedia che mai abbia riguardato il porto di Genova con 9 vittime, tra civili e militari. A un anno da quell'immane tragedia che nessuno può e deve dimenticare. Il porto però riprende la sua vita di sempre. I piloti ora hanno una sede provvisoria a Ponte Colombo, in attesa di una soluzione definitiva che potrebbe essere all'interno della fiera. Ma l'attenzione in questo momento deve essere massima sulla vicenda che ha riguardato il crollo della torre. Il presidente Napolitano, alla messa in cattedrale lo scorso anno, chiese giustizia in tempi brevi. Bisogna dare risposte alle famiglie delle vittime. È un dovere di tutti quanti, non solo della comunità portuale, ma di tutto il territorio che deve stringersi attorno a questo evento. Ci sarà nuovamente una messa in cattedrale il 7 maggio, il primo anniversario, e c'è un'inchiesta che deve andare avanti. Quanto sta avvenendo, ragionandone oggi a un anno di distanza, si sta già delineando in modo più chiaro di prima. Ci sono responsabilità oggettive della nave, del Jolly Nero, il traghetto della compagnia Ignazio Messina, che è andato a sbattere contro la torre facendola cadere. Bisognerà valutare con grandissima attenzione l'atteggiamento e il comportamento dell'equipaggio del Jolly Nero e, allargando il ragionamento a tutta la vicenda, anche al comportamento avuto dai rimorchiatori che quella sera erano in servizio e dal pilota del porto. Solo così il quadro potrà essere chiaro e potranno finalmente essere definite tutte le situazioni. Una cosa però è importante: capire esattamente, riflettere esattamente sulla posizione della torre dei piloti di Mologiano. Noi sappiamo che la tragedia è avvenuta non per colpa della torre, ma perché il traghetto è andato a sbattere contro la struttura. Però quella posizione sicuramente ha creato una situazione che ha portato al disastro. E allora quella era esattamente la posizione in cui costruire la nuova torre dei piloti che sostituisce la vecchia torre qui di Mologiano, su cui siamo noi, e perché non sono state messe tutte le protezioni passive per fermare qualsiasi tipo di impatto? E ancora la struttura, fino a che punto deve essere verificata e analizzata? Questo chiedono i periti, chiedono le compagnie assicurative, ma questo chiede anche il porto e tutta la comunità per avere realmente un quadro chiaro e certo della vicenda e arrivare così a poter dare giustizia alle famiglie delle vittime e a tutti noi.